Ceca 19, Armenia 53, Bulgaria 89, Malta 139. Noi? Italia sesta. Bene. Però, quindi abbiamo fatto un 2-2 con l'83esima. Con l'89esima. No, tutto questo perché era nata la discussione sul fatto che non era un girone facile. E avere un girone con tre finaliste. Avere due avversari, appunto, come la Danimarca e la Repubblica Ceca, decima e diciannovesima. Attenzione. Che anche l'Armenia. No, l'Armenia io l'ho vista con l'Irlanda. Aspetta, l'Armenia pericolosa. L'europeo è stata eliminata, mi pare, di spareggi. Sì, 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 sì. Perciò, insomma, sì, però, ecco, non è così facile come sembra. Dicevamo che non era scontato andare al mondiale, e io aggiungo che un commissario tecnico che rinuncia alla possibilità di fare un mondiale in Brasile. Lo vedo come una rinuncia molto dolorosa, ecco. Tu tornare a fare in Brasile, no? No, dico, tornare a fare l'allenatore di club rinunciando a fare il mondiale in Brasile, insomma, non è proprio un cambio alla pari. Perché? Brasile lo fa. Perché è un coronamento, secondo me, di una carriera andare a fare il mondiale in Brasile. Se lo fai bene, sì. No, ma anche se ci vai, dopo aver fatto la finale, insomma, è un obiettivo per me importante. Per questo è un girone brutto, io ve lo dico. Sì, però per me fai i mondiali in Brasile e poi ritorna a fare l'allenatore. Bene, però ma intanto lo capisco che voglio arrivare ai mondiali in Brasile. Sempre girone permettendo. E ranking permettendo. E poi l'Inter, sai, fra due anni, Luca, non si può dire, il Milan fra due anni può darsi che Allegri la Roma, Zeman. Il problema è che vanno tutti via prima, non ci arriva nessuno a due anni, esatto, tutti questi qua. Quello può anche darsi, io no, è difficile dire, fra due anni sarà l'allenatore dell'Inter, in due anni possono maturare tante cose. L'unico che rimane all'Inter è Branca, a vita. Ah sì sì, a vita, vita, ha un vitalizio, assolutamente ha un vitalizio. Ci sono altri gironi così quinternati? Ma io rispetto alla mi differenza. Sono preparato, quindi stasera ti faccio andare sul velluto. Stasera mi Lussia. Stasera Simone mi sdo, è uno studente perfetto. Perfetto, guarda, addirittura in inglese, stampato in inglese. Mamma allora, sapete che passa soltanto la prima di ogni girone, ecco. E le 8 migliori su 9 gironi vanno a spareggiare e ne passano 4, quindi in totale 13. Non è che sia facilissimo. 13 dall'Europa. Allora, c'è un girone pazzesco dove c'è Francia e Spagna, quindi una delle due andrà a spareggiare. Però ci sono anche dei gironi con Bosnia e Erzegovina, Grecia, Lituania, Slovacchia, Lettonia, Liechtenstein. Un altro Russia-Portogallo, una delle due spareggia, però hanno Israele, Azerbaigian, Lussemburgo e Irlanda del Nord. Non mi sarebbe dispiaciuto il girone con Albania, Islanda, Svizzera, Cipro, Norvegia e Slovenia. Un'altra, insomma, l'Inghilterra non è che abbia proprio un girone terribile, Polonia, Montenegro, San Marino, Ucraina e Moldavia. Però è un girone non semplice. Però l'unico girone a 5 è quello con Francia e Spagna, una delle due andrà a spareggiare per quindi andare o si vince o si va agli spareggi. Esatto. Eh sì. No, in 5 se arrivi primo, voglio dire. Una passa, una delle due deve sperare di essere una delle migliori. No, deve sperare di essere una delle migliori 8 anche secondi. Anche giocare in Finlandia non è facile, perché la Francia ha giocato in Finlandia, ha vinto 1-0 molto ma molto con fatica, Sai che fossi stato nelle panni di Prendelli, io dopo la Spagna sarei andato via, ragione. No, ma perché? No, ma perché, ma lui sogna il Brasile, dai. Nel calcio vive di magie. Lì è interrotta una magia. Ora riaccenderla è difficilissimo e lo vediamo. Comunque dopo il turno d'ottobre già capiremo qualcosa. Tanto Carolina, la magia ce l'ha sempre pronta. Perché adesso c'è la pubblicità.